Quello che ci occorre per realizzare questa conchiglia a spirale è un cordino particolare. Io vado ad utilizzare questo che è le tagliatelle, si chiama così, è un cordino venduto da noi, quindi merceriamari.it, e come potete vedere è un tubolare piatto, non è una semplice piattina, ma è un tubolare abbastanza grande. Infatti andiamo a lavorarlo con un uncinetto numero 6 e un cordino rigido tipo quello che viene utilizzato per fare le borse, ma appunto un tubolare piatto. Quindi vi occorreranno 500 grammi, ci sono diversi colori, potete sceglierli, sono così in rocche come la vedete qui, e poi un uncinetto appunto con cui andremo a lavorare tutta la nostra conchiglia. Vi ricordo come sempre che tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, non vi ho detto che ci servirà anche un marker. Detto ciò, partiamo subito e facciamo un cerchio magico all'interno del quale andremo a lavorare 6 maglie basse. Chiudiamo il nostro cerchio. E andiamo ad unirci nel primo punto facendo una maglia bassissima. In questo modo. Adesso andiamo a fare 3 catenelle. E poi andremo a fare una maglia alta per ogni punto sottostante, quindi andremo ad avere un totale di 6 maglie alte. Una, due, adesso facciamo la terza. Fatto ciò, andiamo di nuovo ad unirci qui nella catenella, nell'ultima delle 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio e facciamo una maglia bassissima. In questo modo abbiamo ottenuto una specie di cappuccio, vedete? In questo modo. Adesso andiamo a fare 2 catenelle. E andiamo a lavorare una maglia bassa nella prima catenella che abbiamo appena fatto. In questo modo. Dopodiché vado nel punto seguente di base e faccio un'altra maglia bassa. Facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Adesso andiamo a fare una maglia bassa in costa dietro, quindi prendendo solo, vedete, questa parte del punto. E il punto a fianco invece lo lavoriamo sempre in costa, ma stavolta andiamo a fare una maglia bassissima. Facciamo una catenella e di nuovo andiamo a voltare il lavoro. Lavoriamo sempre le maglie prese in costa dietro, quindi lavoriamo sempre solo la costina dietro. Il primo punto è un punto bassissimo, mentre il secondo è una maglia bassa. Fatto ciò, dobbiamo andare a fare una maglia bassissima puntando però nella base, nel primo punto di base che troviamo qui a fianco, andiamo a puntare e fare una maglia bassissima. Voilà. Adesso facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Di nuovo andiamo a fare la prima maglia, una maglia bassissima, quindi nel primo punto sempre una maglia bassissima. Dopodiché nel punto a fianco facciamo una maglia bassa e in quello dopo ancora andiamo di nuovo a fare una maglia bassissima. Fatto
Voilà, di nuovo una catenella e voltiamo il lavoro. La prima è di nuovo una maglia bassissima, mentre le successivi due punti andiamo a fare una maglia bassa, quindi una in questo punto e una nel punto a fianco, e dopodiché andiamo a puntare di nuovo nella base, ma puntiamo nello stesso punto di prima e facciamo una maglia bassissima, quindi puntando nello stesso punto di prima. E vedete che si sta delineando pian piano la nostra conchiglia. Arrivati a questo punto, dobbiamo andare di nuovo a fare una maglia bassissima nel punto di base seguente, prendendo sempre la costina dietro del punto, perfetto, e andiamo a fare una maglia bassissima. Voilà, a questo punto facciamo di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro, il primo abbiamo visto che è sempre un punto bassissimo. Successivamente dobbiamo andare a lavorare due maglie basse, quindi una e una, due. L'ultimo punto è di nuovo un punto bassissimo, una catenella e voltiamo il lavoro. Andiamo a fare una maglia bassissima nel primo punto e dopodiché andiamo a lavorare le tre maglie basse seguenti, quindi una, due e tre. A questo punto dobbiamo di nuovo andare a puntare nella base e stavolta però andiamo a puntare nello stesso punto dove abbiamo puntato prima, non nel punto a fianco ma nello stesso, e facciamo una maglia bassissima. Vedete in questo modo che si sta delineando leggermente la nostra conchiglia, ok? Per quanto riguarda i giri puntando nella base, andiamo a fare sempre, alterniamo una volta che puntiamo nel punto a fianco e una volta che puntiamo nello stesso punto. Quindi adesso abbiamo puntato nello stesso punto, nel prossimo punteremo nel punto a fianco, dopo di nuovo due volte nello stesso e l'ultimo di nuovo in uno solo, ma adesso lo vedremo con calma. Quindi fatto ciò, di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro. E se volete a questo punto possiamo mettere un marker che delinea, diciamo, questo giro, perché questa è la prima parte, è la parte, diciamo, finale, è la prima parte di questo giro dove, diciamo, finiscono gli aumenti. Quindi possiamo inserire un marker. A questo punto dobbiamo andare a lavorare 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4, e l'ultimo punto è una maglia bassissima. Quindi la prima maglia bassa andiamo a prenderla qui, facciamo una, due, tre e quattro, e l'ultimo punto è una maglia bassissima. Voilà, una catenella, voltiamo il lavoro, di nuovo andiamo a fare una maglia bassissima nel primo punto e 4 maglie basse nei successivi punti. Arrivati qui, dobbiamo andare a fare una maglia bassissima puntando nel punto successivo della base, ok? Quindi questo è il giro dove puntiamo una sola volta in questo punto, invece nel prossimo andremo a puntare due volte. Adesso facciamo di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro, andiamo a fare 4 maglie basse. E nell'ultimo punto facciamo una maglia bassissima, una catenella, voltiamo il lavoro, il primo punto è una maglia bassissima, mentre i successivi 4 sono maglie basse.
Arrivati qui, dobbiamo di nuovo puntare nella base, quindi questa volta nel punto a fianco, e sarà proprio in questo punto qui dove adesso andremo a puntare un'altra volta, quando avremo terminato la sequenza dei giri. Quindi ora nuovamente una catenella, voltiamo il lavoro. Abbiamo detto che dobbiamo fare 4 maglie basse. E nell'ultima andiamo a fare una maglia bassissima. Una catenella, voltiamo il lavoro, la prima è di nuovo una maglia bassissima e le successive 4 invece sono maglie basse. Come vedete, tutta la lavorazione io continuo a lavorarla prendendo solo la costina dietro del punto. Fatte le nostre 4 maglie basse, ecco che dobbiamo di nuovo puntare nella base e questa volta, come vi dicevo prima, andiamo a puntare nello stesso punto di prima e facciamo una maglia bassissima. Abbiamo quasi terminato il giro perché ci manca solo più vedete, un punto di base libero che adesso, diciamo, andremo a terminare. Vedete che si è delineata quella che è la prima parte della nostra conchiglia. Quindi adesso facciamo una catenella, voltiamo il lavoro. E procediamo ancora una volta, quindi andiamo a fare 4 maglie basse. E una maglia bassissima nell'ultimo punto. Una catenella, voltiamo il lavoro, una maglia bassissima nel primo punto e 4 maglie basse nei successivi. Fatte queste 4 maglie, ecco che dobbiamo andare a puntare nell'ultimo punto libero della base che abbiamo e facciamo una maglia bassissima. Ed ecco che abbiamo terminato la prima sequenza della nostra sconchiglia a spirale. Guardate che bella! E tra l'altro volevo farvi una precisazione su questo cordino, che è un cordino lucido. Scorrevolissimo, forse potete notarlo anche mentre io lavoro, non si fa nessuna fatica, resta rigido e in forma, ma è veramente facile da lavorare e veramente morbido, cioè non si fa fatica, pur tenendo lui la rigidità di un cordino, scorre tantissimo, quindi veramente lo sto apprezzando tantissimo e poi per di più ha una lucentezza che forse potete vedere anche voi da qui, che secondo me è veramente molto molto bella. Detto ciò, partiamo con la seconda parte della nostra conchiglia. Per quanto riguarda adesso la seconda parte, andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e dobbiamo andare a aumentare i punti, nel senso che prima lavoravamo 4 maglie basse, adesso dobbiamo lavorarne 5, quindi nel punto qui bassissimo del giro precedente andiamo a fare la prima maglia bassa di questo nuovo giro. Quindi una maglia bassa e poi in totale ne facciamo 5, quindi 2, 3, 4, 5 e l'ultimo, come abbiamo visto, è sempre una maglia bassissima. Voilà, una catenella, voltiamo il lavoro. Facciamo la prima maglia bassissima e dopo andiamo a lavorare di nuovo 5 maglie basse. E adesso andiamo ad unirci alla base puntando nello stesso punto di prima. Quindi in quello che è il nostro ultimo punto di prima. E facciamo una maglia bassissima. Voilà. A questo punto facciamo di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro e partiamo facendo 5 maglie basse e l'ultima facciamo una maglia bassissima.
Voilà, facciamo una maglia bassa, una catenella, voltiamo il lavoro, partiamo facendo subito una maglia bassissima, seguita da 5 maglie basse. Adesso dobbiamo di nuovo unirci qui nella base e stavolta però andiamo a puntare qui dove abbiamo il punto di diciamo la catenella dove voltavamo i lavori del giro precedente, quindi vedete che sono a metà tra un primo giro e un secondo giro, esattamente in questa catenella appunto, e vado a fare una maglia bassissima dove vado ad unirmi in questo giro, e vedete che in questo modo abbiamo unito la spirale. Adesso dobbiamo procedere nello stesso modo, ovvero che andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro, 5 maglie basse e una maglia bassissima. Nel giro seguente, di nuovo faremo una catenella per voltare, una maglia bassissima e poi 5 maglie basse. Arrivati qui al termine di questo giro, dobbiamo di nuovo, di questi due giri, cioè dobbiamo di nuovo andare a puntare in una maglia di base, quindi come potete vedere la catenella stavolta che separa, diciamo, i due giri è questa qui. Vedete? In questo modo. E in questo punto vado a fare una maglia bassissima. Esattamente come abbiamo fatto prima, dobbiamo andare ad alternare i giri, cioè nel senso che puntiamo una volta in un punto di base, nel punto di base successivo puntiamo due volte, poi di nuovo una volta in quello dopo, due volte in quello successivo, una volta, due volte, una volta, così fino ad arrivare alla fine del giro. Ok, quindi tra l'altro dovevamo spostare il marker e metterlo qui dove abbiamo iniziato il primo giro. Lo spostiamo subito, eccolo qua al mio primo giro, così sappiamo esattamente quando siamo arrivati a finire la seconda parte, diciamo, di spirale. Adesso dobbiamo proseguire quindi in questo modo. L'unica variante è che dobbiamo andare a fare un aumento, quindi le maglie che andremo a lavorare sono 6. Quindi facciamo subito una catenella per voltare il lavoro. E andiamo a fare una prima maglia bassa qui nel punto, diciamo, bassissimo, in modo da lavorare 6 maglie basse. Quindi una, due, e nell'ultimo punto andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi adesso che abbiamo aumentato e fatto le 6 maglie, il procedimento è sempre lo stesso. Adesso faremo una catenella, volteremo il lavoro, la prima è una maglia bassissima, poi lavoreremo 6 maglie, al termine della quale andremo a unirci nello stesso punto di base dove ci siamo uniti nel giro precedente. Poi faremo di nuovo i nostri due giri dove lavoriamo una maglia bassissima, 6 maglie basse, una maglia bassissima, una catenella, voltiamo una maglia bassissima, 6 maglie basse, e andremo ad unirci nel punto dopo di base dove questa volta andremo a unirci una sola volta, mentre in quello successivo andremo di nuovo a unirci due volte, quindi faremo una sequenza di due giri. Dobbiamo proseguire così fino ad aver concluso, diciamo, la sequenza intera. Ok? Ci vediamo alla fine, il procedimento è il medesimo dunque. Allora, guardate, ho terminato di realizzare qui i giri con 6 maglie basse più una maglia bassissima a fine giro e adesso dobbiamo iniziare una sequenza di 9 coppie di giri.
dove andiamo a lavorare 7 maglie basse più una maglia bassissima. Quindi io, arrivata qui al termine del giro, ho già fatto una catenella, volto il lavoro e dobbiamo andare subito ad aumentare di una maglia. Quindi punto qui dove ho la maglia bassissima e l'aumento, vado a farlo qui e lavoro la prima maglia bassa. Dopodiché lavoro le successive maglie per un totale di 7 punti bassi. E 7, e l'ultimo punto, come sempre, andiamo a fare una maglia bassissima in questo modo. Adesso faccio una catenella, volto il lavoro e torniamo indietro lavorando quindi 7 maglie basse. La prima lavoriamo una maglia bassissima, scusatemi, e dopo 7 maglie basse. Arrivati al termine del giro, vado a puntare nel punto qui a fianco, perché nel punto di prima qui abbiamo fatto era dove facevamo un giro solo, quindi adesso qui dovremo puntare due volte, ok? Quindi dobbiamo sempre alternare, che nei punti di base andiamo a fare una volta due righe che puntano nello stesso punto qui di base, una volta una sola riga che punta in un solo punto, e poi qui di nuovo ce ne saranno due che puntano nello stesso dove siamo andati adesso. Dobbiamo alternare questo per tutta la lavorazione. E quando dico che dobbiamo fare 9 coppie di righe, vuol dire esattamente come abbiamo fatto adesso. I due giri che abbiamo visto assieme formano la prima coppia di righe con 7 maglie basse più una maglia bassissima. Quindi nello stesso modo, e puntando nei vari punti, ricordandoci sempre di fare due volte in un punto e poi una volta nel punto a fianco di base, quindi due volte, una volta, due volte, una volta e così via, dobbiamo andare a realizzare 9 coppie di righe, quindi 8, perché la prima l'abbiamo già fatta, ok? Quindi proseguiamo in questo modo, lavorando le 7 maglie basse più una maglia bassissima. Modo molto semplice per contare la sequenza di quante coppie di giri avete fatto può essere questa: vi inserite il segno appunto nel giro, nel primo giro dove avete lavorato le vostre 7 maglie basse, e dopodiché potete contare direttamente i giri delle costine. Se contate i giri delle costine devono essere 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se sono 9 avete fatto tutti e diciamo 18 i giri, perché nella costina è presente anche il giro di ritorno che non è in rilievo, quindi contando 9 costine siete a posto e sapete che avete fatto le 9 coppie di giri. Io quindi le ho terminate e adesso dobbiamo proseguire. Come? Dobbiamo proseguire facendo un aumento, quindi lavorando 8 maglie basse più una maglia bassissima per 12 coppie di giri. Quindi, come abbiamo visto prima, arrivati una volta qui al termine, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e dobbiamo andare a fare un aumento che andiamo a fare lavorando la primissima maglia che troviamo qui in basso, e facciamo la prima maglia bassa e dopo andiamo a fare le successive, quindi in totale abbiamo detto che devono essere 8. Quindi 7, 8, e l'ultimo punto vado a fare una maglia bassissima. Voilà, ecco che abbiamo aumentato e che da questo giro in poi dovremo lavorare una sequenza di 12 coppie di giri con 8 maglie basse più una maglia bassissima. Quindi adesso faccio una catenella, volto il lavoro, la prima è una maglia bassissima, quella che vado a lavorare, e a seguire le 8 maglie basse. Una volta arrivati qui dobbiamo andare a puntare, quindi ricapitolando, io qui devo fare un giro di singolo, quindi punto nel punto a fianco, qui nella base
cioè dove andrò a lavorare un solo giro. Nel punto poi della base subseguente invece andrò a lavorarne due, quindi adesso se volete, perché vi è più comodo, possiamo anche spostare il marca punto, lo andiamo a inserire qui e sapete che da questa costina in poi dovrete poi andare a contare le 12 coppie di giri che andremo a lavorare con 8 maglie basse più una maglia bassissima. Quindi ci vediamo al termine della sequenza. Allora, guardate, ho terminato anche questa nuova sequenza, questo è il risultato. Adesso dobbiamo proseguire, quindi sposto il marcapunti, lo vado a inserire qui. E adesso iniziamo un nuovo giro dove dovremo andare a fare 9 maglie basse più una maglia bassissima. Quindi facciamo sempre una catenella, andiamo a fare l'aumento qui dove prendiamo la primissima maglia, quindi qui facciamo l'aumento come abbiamo già visto negli altri giri e dopodiché dobbiamo fare altre 8 maglie basse per un totale quindi di 9 più una maglia bassissima. L'ultimo punto, e andiamo a fare una maglia bassissima. Ora nuovamente proseguiamo come prima, quindi facciamo di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo il giro dall'altro lato. Poi andremo ad unirci sempre nella base esattamente come abbiamo fatto prima, quindi una volta singola e una volta doppia. E dobbiamo fare con 9 maglie basse più una bassissima 14 coppie di giri. Quindi proseguiamo in questo modo per 14 coppie. Allora, guardate, sono arrivata al termine anche di questi 14 coppie di giri e adesso, come avrete già probabilmente intuito, dobbiamo andare di nuovo a fare un aumento perché lavoreremo una serie di 18 coppie di giri dove andremo a fare per ogni giro 10 maglie basse più una maglia bassissima. Quindi andiamo subito a fare l'aumento come abbiamo già visto qui, puntando nella primissima maglia in modo da andare a fare il nostro primo aumento e poi lavoriamo le successive maglie per averne un totale di 10. E poi nell'ultimo punto andiamo a fare una maglia bassissima in questo modo. Voilà. Ed ecco che abbiamo 10 maglie basse più una maglia bassissima. Adesso, come abbiamo già visto prima, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro. La prima maglia che andiamo a fare è una maglia bassissima. Dopo lavoriamo le successive 10 maglie basse e come ormai avremo capito, il procedimento è sempre il medesimo in quanto andiamo poi ad unirci ai punti di base e una volta puntiamo una volta sola in questo foro, nella volta successiva puntiamo due. Tutto questo per un totale di 18 coppie di giri. Quindi ci vediamo anche qui al termine di questi 18 coppie. Allora, guardate, sono arrivata qui. Dobbiamo iniziare l'ultima sequenza di giri e poi avremo terminato la nostra conchiglia. L'ultima sequenza si fa lavorando 21 coppie di giri a 11 maglie basse più una maglia bassissima. Quindi siamo di nuovo arrivati a dover fare un aumento. Quindi, come vedete, vado a prendere sempre la maglia lì nascosta lì in fondo, che funge da nostro aumento, come avremo già ormai capito, e quindi andiamo a realizzare il giro di 11 maglie basse più una bassissima. Dieci, undici e l'ultima. Ecco che vado a fare una maglia bassissima. Da questo punto in poi proseguiremo quindi come prima, mi raccomando, sempre puntando qui il solito discorso dove alterniamo un giro dove puntiamo una sola volta nel punto di base e un giro dove puntiamo due volte nello stesso punto di base. Completiamo questa sequenza di 21 coppie di giri e poi vi farò vedere come terminare di fatto la nostra conchiglia a spirale che secondo me sta venendo veramente molto molto bella.
Una volta terminata anche questa parte degli ultimi 21 giri, lavorati con 11 maglie basse più una bassissima, non ci resta che andare a fare quello che è il gancetto per appendere e rifinire la nostra conchiglia. Quindi adesso torneremo a lavorare su questo lato e andiamo a fare 6 maglie basse. Quindi puntiamo nell'altra direzione, diciamo, e andiamo a fare 6 maglie basse. A questo punto, fatte le 6 maglie basse, andiamo a fare una maglia bassissima. Poi facciamo che voltiamo il lavoro e dobbiamo tornare indietro, quindi dall'altro lato. Facciamo una maglia bassissima. Facciamo, scusatemi, una catenella per voltare il lavoro. Voilà. Poi andiamo a fare, saltiamo il primo punto, puntiamo nella maglia dopo e andiamo a fare di nuovo 6 maglie basse. Cinque e l'ultima qui in punta 6. Fatte queste 6 maglie basse, adesso andiamo a fare 7 catenelle. E torniamo indietro andando a lavorare una maglia bassa per ogni catenella. Arrivati a questo punto andiamo a lavorare 6 maglie basse da questo lato nella parte, diciamo, della nostra conchiglia, quindi proseguiamo il giro. L'ultimo punto facciamo una maglia bassissima. A questo punto ho fatto questo, di nuovo facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, saltiamo di nuovo il primissimo punto, quindi quella che era la nostra maglia bassissima la saltiamo, puntiamo nel punto dopo e di nuovo andiamo a lavorare 6 maglie basse. Fatte queste 6 maglie basse, facciamo nuovamente 7 catenelle. Che andiamo ad unirci nell'altra parte dell'asolina con una maglia bassissima, anzi con una maglia bassa, scusate, facciamo una maglia bassa e adesso facciamo che ci giriamo e andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella dall'altro lato in modo da andare a pareggiare la nostra asola. Li vedete in questo modo. E chiudiamo facendo una maglia bassissima. Ed ecco che abbiamo realizzato anche la nostra asola per poter appendere la nostra conchiglia. E adesso, se vogliamo, possiamo ancora fare un ultimo giro di maglia bassissima dove andiamo a fare un giro tutto qua attorno completo. Quindi io vado a farlo. Quindi puntiamo così e andiamo a fare un giro di maglia bassissima di rifinitura. Quindi anche qui dove c'è il, diciamo, il dislivello, in modo, facciamo in modo tale che si veda il meno possibile e dopo proseguiamo in questo modo. Una volta arrivati qui sull'angolo, semplicemente giriamo e passiamo alla parte, diciamo, più bombata e riprendiamo
fare le nostre maglie bassissime, bordiamo tutta questa parte e tutta questa qui di ritorno fino a tornare all'asola. Guardate, ho terminato quindi di realizzare anche il gancetto per appendere la nostra conchiglia a spirale e poi come ultima cosa sono andata a incollare con la colla calda un filo di perline lungo tutta la, diciamo, il cambio, la spirale, vedete, lungo tutto il percorso della nostra conchiglia, in modo da impreziosirlo ulteriormente. Poi vi farò vedere nell'immagine di copertina sicuramente il risultato finale con i fiori dentro appesa come resta. Io sono super soddisfatta del risultato, spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere nei commenti e se provate a realizzare questa conchiglia shabby aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e l'amico Incinettine. Un bacione, ciao!